la cronaca viene fatta, ahimè, dai cattivi esempi e non dai buoni. Per cui basta che accendiamo la televisione, se uno accende il telegiornale dice: accidenti, questo è un paese dove tutti stuprano, dove tutti violentano le nipoti o fregano i soldi al prossimo. Grazie a Dio la realtà è, ritengo, credo, molto diversa. Frequentando, come frequento, l'ambiente confindustriale, sono in contatto giornalmente con tanti imprenditori. E le garantisco, ce ne sono davvero tantissimi che magari lo dicono in altro modo, qualcuno non lo dice neanche, ma hanno modalità di approccio ai loro collaboratori e dipendenti di questo tipo, cioè sono attenti al lato umano, ne conosco tanti. Certamente, ahimè, devo dire, questi sono forse quelli che fanno meno audience e soprattutto spesso sono quelli che non hanno le prime pagine dei giornali o non hanno quella capacità mediatica che viceversa viene acquisita da altri. Credo che comunque, inevitabilmente, per quanto il mondo sia ora in crisi, ci sia una crisi anche, ripeto, di valori, soprattutto di valori, sono convinto che bisognerà ritornare su quella strada, perché altrimenti non si va avanti. Quindi ne sono certo, no? Io la domanda è assolutamente.